Verducci, un ricordo di Macaluso. Emanuele Macaluso rappresenta la generazione di quelli che hanno costruito la nostra Repubblica, hanno scritto la nostra Costituzione e noi dobbiamo tantissimo a quella generazione. Macaluso, più giovane dei padri costituenti, però fu a tutti gli effetti uno di loro, a partire dalle lotte di Portella della Ginestra, quando i mitra della mafia spararono contro i minatori e i braccianti che reclamavano diritti e terra. Quella lezione, quella della politica legata alla questione sociale, in un paese come il nostro, in un tempo come il nostro, segnato da tante ingiustizie e diseguaglianze, è attualissima. Questa è la lezione di Macaluso, che è stato sempre coscienza critica non solo della sinistra, che voleva unita, ma anche della nostra Repubblica. Il suo ultimo monito fu di diffidare sempre di una politica troppo debole che rischiava di essere catturata dai poteri forti, denigrava il populismo e l'antipolitica e reclamava invece la politica, che è l'unica che può raccogliere le istanze di chi è più debole, di chi deve avere voce.